Devo dire? Vai. Un grande vino, stupendo, il rosso di Montalcino purtroppo è sempre stato considerato il numero due invece che il numero uno, però diciamo questo ha torto, perché il rosso di Montalcino dovrebbe dare per primis, è il primo vino, diciamo, perché dovrebbe dare l'indicazione di quello che sarà Brunello, futuro Brunello della stessa annata. Purtroppo poi dietro a questo rosso di Montalcino si sono avvicendate un sacco di discussioni, di polemiche, di cose, sempre a torto, ripeto, perché è un rosso che è più fruttato del Brunello, un rosso che è più facile a bere, secondo me si può bere benissimo anche, non voglio dire con le ostriche, ma tutto il pesce saporito, cacciucco, si può bere anche sul mare. Io andando all'Isola d'Elba spesso ho nella mia cantina bottiglie di rosso di Montalcino che faccio assaggiare quando faccio fare cacciucchi, faccio fare insomma una spigola al forno con pomodorini, quindi con naturalmente con piatti anche di pesce sul culè. Ha un costo che naturalmente è più abbordabile del Brunello, quindi che devo dire, se è fatto come si deve naturalmente. Sangiovese ovviamente. Sangiovese in purezza, certamente, perché secondo me è il figlio giovane del Brunello, che darà, quando io avevo 20 anni ero il rosso di Montalcino, ero 60, sono il Brunello, diciamo così. Però senza togliere diciamo niente al Brunello, è un vino di tutto rispetto, che ripeto si può bere tutti i giorni. Il Brunello è un po' più difficile sia per i costi a berlo, sia insomma anche per accostarlo alle pietanze giornaliere. Ma il rosso di Montalcino, che ne so, all'improvviso vi bussa un amico, viene a pranzo, gli stappate una bottiglia di rosso, fate una bella figura. Il Brunello bisogna berlo la sera, a cena. Quindi questo è un vino sotto tutti gli aspetti, secondo me, molto più facile, abbordabile, come ha detto, da più persone, e va, insomma, io sono molto contento, anche se ha un disciplinare un po' più largo del Brunello, diciamo, poi si può tenere in botte a seconda della scelta dell'azienda o non si può tenere, per cui voglio dire, io ad esempio ho scelto di metterlo in commercio dopo un anno di botte, perché ormai è una clientela che l'ho abituata a questo, però... E te lo vendi tutto? Ma avercelo, c'è un mercato molto diverso, diciamo, per i motivi che ho detto prima, dal Brunello, e quindi non ci sono problemi, almeno di vendita su tutte le piazze, direi. E in proporzione, ho visto nel mio mercato, si dà per dire 150 bottiglie di Brunello e 300 di rosso. Se ne dà 600 di Brunello e 1200 di rosso, ecco, le proporzioni sono da 1 a 2. E grazie mille allora. A voi.